in situ, che bisogna esporli all'interno degli ambienti, soprattutto quelli che vengono scavati di recente. Quindi più che per una musealizzazione di stampo ottocentesco, siamo per una come dire, ricollocazione in situ, proprio perché Pompei è l'unico posto dove si può veramente toccare con le proprie mani la vita quotidiana degli antichi. Professore, qual è la condizione dei quadretti del complesso dei riti magici che si trovano qui? Non ho capito. La condizione? Lo stato di conservazione? Sì. Sono colpiti dal bombardamento del 1900. No, dopo il crollo. Già erano danneggiati nel 1943, quindi noi adesso quello che stiamo facendo è recuperare tutto quello che era stato rimesso in situ da Maiuri dopo il 1943, cercando di riposizionarlo. Adesso stiamo recuperando quelli distrutti del bombardamento, non del bombardamento, del crollo. Per quanto riguarda il 43, temo che non si recupererà molto. Il riconoscimento eventuale del materiale o dei residui contenuti nelle anfore, la tipologia del materiale, tipo oli, è venuto in base alla tipologia di anfore per adesso, poi le analisi... Esattamente. Allora, alcune anfore sono, alcune anfore sono molto molto note, per esempio la betica si sa con certezza che è da pesce, da salsa di pesce, e i colleghi, per esempio Dario Bernal, che lavora all'Università di Cadice, lavorano da tanto su questo, anche hanno lavorato sulle anfore che erano qui nella bottega del Garrum, quindi diciamo abbiamo una certa sicurezza anche per le anfore cretesi. Certo le analisi ci aiuteranno a capire meglio che vino è e a confermare o, però ci sono anche anfore che meno note, quindi su quelle sicuramente, per esempio vogliamo indagare anche le anfore siciliane per vedere effettivamente che cosa trasportassero. Sicuramente le analisi ci daranno nuovi dati, questo quindi le annunceremo nei prossimi mesi. E invece adesso volevo farvi mostrare, per vedere quello com'era, diciamo, prima, adesso lo vedete, com'era durante gli scavi di Spinazzola, lo vedete lì, adesso vediamo la prospettiva dello scavo di adesso. Facciamo un applauso a questo. Magnifico.